Per analizzare ed entrare nel vivo della gara che domani si disputerà allo stadio Pino Zaccheria, abbiamo deciso di intervistare un collega di Pescara che ci andrà a raccontare come la squadra di Pillon si appresta a vivere la partita di domani. Non nelle migliori condizioni nel nuovo anno solare, ossia dall'inizio del girone di ritorno, 2 punti in 3 partite conquistati con prestazioni non positive e paradossalmente nella terza partita dove è stato espresso un calcio migliore è arrivata una sonora scoppola sulla quale per inteso Dica ha inciso solo minimamente il pessimo arbitraggio di Aureliano, ma non è stata dovuta la debacle esclusivamente all'arbitraggio. Dunque un Pescara con problemi ed un Pescara con i cerotti perché mancheranno per squalifica De Cross e Gravion, quindi 2 quarti della difesa titolare e ad oggi c'è il dubbio Brugman. Sai più o meno quale potrà essere la probabile formazione? Modulo? Senti, c'è qualcuno magari che il Pescara teme più degli altri, magari un calciatore, non so cosa temono di più. Proprio parlando di tifosi, ti chiedo qual è l'umore che si respira in città lì a Pescara e come hanno preso questa decisione del prefetto di Foggia di vietare la trasferta ai residenti in Abruzzo. C'è questa differenziazione da fare, nel senso che
garantito e si garantirà il sostegno alla squadra. Perfetto, chiudo con un'ultima domanda, qui ti lascio libero. A cosa puntano i biancazzurri in questo momento di stagione? Quindi magari a scalare posizioni e puntare anche al secondo posto, visto che mi sembra quello più consono dal mio punto di vista, il Brescia ormai è lì che sta per spiccare il volo, oppure puntare a consolidare e mantenere i playoff? Momento generale della squadra, credo che l'obiettivo primario sia consolidare la posizione playoff, perché provare una promozione diretta e quindi entrare nelle prime due sembra particolarmente difficile. Spillone mantiene ancora un profilo basso parlando di salvezza da raggiungere il prima possibile per poi pensare ad altro, ma è chiaro che dopo un girone d'andata molto più che positivo in casa Pescara si guardi almeno all'obiettivo playoff per poi giocarsi.